Martedì il Consiglio regionale si è riunito qui a Firenze proprio mentre accadeva la tragedia di Suviana al confine tra Emilia e Toscana con il suo terribile bilancio finale. Il giorno dopo, alla ripresa dei lavori, il 10 aprile era l'anniversario della strage in mare del Moby Prince. Il dolore per quello che accade a meno di 3 miglia dalla costa è ancora grande. La città ogni volta si ferma per ricordare ma anche per chiedere giustizia. Il presidente del Consiglio regionale e diversi consiglieri hanno partecipato alla manifestazione. Sull'attività del centro per la disforia di genere continua la polemica. Ora il rapporto degli ispettori del Ministero è arrivato a Firenze e alla Regione, ma le prime interpretazioni sono discordanti. La Commissione Sanità decide di riunirsi per ascoltare l'assessore e i vertici della Sanità Toscana e dell'ospedale di Careggi. Passa a maggioranza la prima variazione del bilancio regionale, che prevede soprattutto un contributo per il servizio sanitario regionale. Vedremo tutte le misure principali, ascolteremo i commenti dei consiglieri. Il Consiglio ha votato a larghissima maggioranza l'aggiornamento del piano regionale di cessione del patrimonio ERP edilizia residenziale pubblica e ha respinto una proposta di legge e una risoluzione dell'opposizione su questo tema. Anche oggi daremo uno sguardo alle tante attività che hanno la loro vetrina qui in Consiglio regionale. È stato anche un evento di cinema e spettacolo per ricordare Francesco Nuti. C'è stato anche un premio dedicato a lui. Il 10 aprile la seduta del Consiglio regionale comincia con un minuto di silenzio. Si ricordano i 140 morti del traghetto Moby Prince e si accomunano nel dolore e nella memoria le vittime dell'ultima strage sul lavoro nell'Appennino bolognese. Sulla tragedia del 1991 c'è anche una corposa testimonianza nell'armadio della memoria della Regione Toscana. Insomma, nessuno vuole dimenticare quello che è accaduto e che ancora presenta molti punti oscuri. Misteri che forse potrà aiutare a dissolvere il lavoro della nuova commissione parlamentare d'inchiesta. La terza. La Regione Toscana, il Consiglio regionale, le Toscane e i Toscani tutti devono continuare a fare quello che hanno fatto sino ad oggi, cioè da quella notte sino a queste ore essere al fianco dei familiari delle vittime, sostenere tutte le iniziative. In Consiglio regionale noi abbiamo creato anche un luogo che si chiama l'Armadio della Memoria per dare casa, struttura e anche la possibilità di raccogliere tutta la documentazione, non soltanto delle associazioni della strage del Moby Prince, ma della strage di Viareggio, come della vicenda della Costa Concordia, un luogo della memoria, perché la memoria è fondamentale per alimentare il ricordo, ma soprattutto per dare forza all'impegno che ancora deve essere profuso, al fianco ovviamente dei familiari delle vittime e a sostegno della commissione d'inchiesta parlamentare. Un altro dei misteri italiani, un'altra delle risposte che, come temiamo noi, è nascosta da qualche parte, che aspetta solo di essere svelata, di essere rivelata per le famiglie e per tutta la città di Livorno, che ancora oggi commemora un dramma di una vastità incomprensibile per chi non sia riuscito a viverlo direttamente in quella drammatica notte in cui il fumo e le fiamme si sono levate davanti a una cittadinanza incredula. È stato davvero qualcosa di cui tutti noi che abbiamo visto quelle immagini in quell'anno, quel giorno, in quell'istante, abbiamo una memoria che è indelebile. E indelebile deve rimanere finché appunto questa verità non sarà portata alla luce. È necessario mantenere alta l'attenzione su questa tragedia. Dopo 33 anni ancora a buio, per la prima volta la Camera dei Deputati, su iniziativa del Presidente Lorenzo Fontana, ci sarà la commemorazione delle vittime e qui in Consiglio regionale la vicinanza alle famiglie delle vittime è stata manifestata nuovamente, però con grande senso di rammarico, perché questa vicenda ancora non ha la verità. E questo è un dolore che si associa a quello delle vittime e di estrema vicinanza che noi esprimiamo alle famiglie. All'incontro con i familiari delle vittime e al corteo fino al mare nel pomeriggio del 10 aprile a Livorno incontriamo alcuni consiglieri. C'è anche il presidente dell'assemblea. La Toscana non deve dimenticare, deve essere al fianco delle vittime, dei loro familiari. Noi siamo qui perché vogliamo verità e giustizia. Non soltanto la verità storica di quanto accaduto, ma anche giustizia per le vittime, per i loro familiari.
La Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte, è una terra che ha combattuto per i diritti e la libertà e oggi combatte al fianco delle associazioni, dei familiari delle vittime per chiedere verità e giustizia. Il terribile incidente alla centrale idroelettrica del Bolognese qui è stato vissuto in diretta con le notizie drammatiche che man mano arrivavano. Anche questa è stata una strage sul lavoro, così come quella di Via Mariti a Firenze lo scorso 16 febbraio. Così chiediamo a Mazzeo, che è anche il coordinatore per il lavoro e la sicurezza di tutte le assemblee legislative italiane, cosa possono fare, secondo lui, davvero le regioni per prevenire tragedie così, visto che le parole e gli impegni da soli non bastano più. Noi abbiamo due tipologie di strade da percorrere. Una è la carta di Firenze, cioè avere chiarezza di tutte le persone che entrano a lavorare nei luoghi degli appalti pubblici e non solo, perché questo è un primo passo per chiedere più sicurezza e dignità del lavoro. Spesso nei cantieri i controlli sono tanti, cioè non, il tema vero è che non si può avere un controllo ogni giorno in ogni cantiere. Bisogna costruire un patto insieme alle associazioni datoriali, insieme ai sindacati, perché vengano date le risposte per offrire un lavoro più sicuro e più degno. E il secondo aspetto è quello della prevenzione. Investire in prevenzione, norme in questo senso. Io penso che noi dovremmo lanciare anche una proposta che negli appalti, quelli nostri, quelli pubblici, oltre ad avere un salario minimo, perché anche questo è dignità del lavoro e sicurezza nel lavoro, bisogna costruire le condizioni perché può avere più punteggio chi lavora più sulla prevenzione nel mondo del lavoro. Il centro per la disforia di genere dell'ospedale Careggi è stato visitato dagli ispettori del Ministero, incaricati di fare chiarezza sui metodi del suo operato. Insomma, come si procedeva per la somministrazione dei farmaci che fermano la pubertà in ragazzi e ragazze? Alcune anticipazioni della relazione finale hanno suscitato nuove polemiche politiche finché la relazione completa non è arrivata sul tavolo della Regione Toscana. A quel punto è stata decisa la convocazione della Commissione Sanità per questo lunedì. Il tema è un tema serio e non c'è bisogno di fare sceneggiate su questo tema che non servono a niente. Quando è venuto il tema delle contestazioni e delle ispezioni del Ministero al centro relativo alla disforia di genere di Careggi, noi abbiamo immediatamente convocato una commissione per chiarire come stava funzionando il centro ed era convocata l'8 febbraio del 2024. È arrivata dopo la convocazione una lettera del Ministero che ha chiesto di non procedere con l'analisi in commissione finché l'ispezione non fosse conclusa e fosse redatta questa famosa relazione. Non solo non ne vogliamo parlare, abbiamo interesse a chiarire a tutti i cittadini come funziona il centro di Careggi, sicuri della correttezza del lavoro che stanno svolgendo i professionisti di Careggi. E quindi tutt'altro che quello che è stato detto oggi in Consiglio regionale. L'argomento è al centro di tante polemiche in questa settimana. I consiglieri del centrodestra sono particolarmente agguerriti contro i metodi utilizzati a Careggi e il dibattito si è spostato anche a livello nazionale. Noi abbiamo, e l'abbiamo detto questo all'inizio di questa vicenda, invece il serio timore, e su questo vorremmo essere rassicurati, che a Careggi, anziché curare la disforia, l'incongruenza di genere, non si sia fatta una battaglia ideologica sulla vita e sulla dei bambini e delle bambine che si rivolgevano a quel centro. Cosa gravissima questa, l'indagine del Ministero, le esternazioni a mezzo stampa, le risposte dell'assessore e del presidente Gianni in queste settimane hanno confermato quello che era il nostro timore. A Careggi non c'è un neuropsichiatra infantile che si occupa di disforia di genere, quindi di conseguenza è stato affrontato in maniera non seria, in maniera non scientifica, e questa è una questione gravissima. Noi ci aspettiamo le dimissioni del direttore generale e del direttore sanitario di Careggi, che non hanno controllato come dovevano controllare, ci aspettiamo le dimissioni del direttore di dipartimento e del direttore del centro. È il più grande scandalo del sistema sanitario nazionale e del sistema sanitario regionale. Il senatore Gasparri, che ringraziamo per primo, ha tirato fuori il tema della disforia di genere. Oggi la relazione del Ministero ci dice che in alcune parti non sono stati seguiti i protocolli, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza psichiatrica. Noi eravamo mesi che sosteniamo questa tesi, oggi è accertato dal Ministro.
ma soprattutto abbiamo chiesto chiarezza in Consiglio regionale, abbiamo chiesto che venga convocata la Commissione, che l'assessore relazioni, e ci saremmo aspettati che su un tema così importante che riguarda il sistema sanitario regionale, che riguarda la salute dei bambini di 10, 11, 12 anni, ai quali è stato somministrato un farmaco che si chiama triptorelina, un farmaco bloccante della crescita ormonale. Ecco, nessuno oggi si è alzato, l'assessore non ha relazionato, non ci è stato detto quali sono i termini della relazione, non ci è stato detto cosa dice il Ministero, ma semplicemente rimandano. Sul tema interviene in maniera molto decisa anche il Presidente della Giunta. La relazione che arriva dal Ministero è una rilevazione che certo rileva alcune criticità, ma non mette in alcun modo in discussione questo servizio, coglie l'esigenza di alcuni accorgimenti perché venga svolto meglio, e noi prontamente li realizzeremo, la presenza costante di un neuropsichiatra ad esempio. Insomma, una relazione, quella degli ispettori e delle prescrizioni fatte alla ASL, che sostanzialmente è una relazione come tante altre in cui poi ci si mette in linea con quello che sono le richieste del Ministero. Probabilmente in condizioni normali sarebbe stato un processo fisiologico nemmeno degno d'attenzione da parte dei giornali e dei media. In questa seduta si discute e poi si vota, con il sì della maggioranza, la prima variazione del bilancio di quest'anno. La Commissione aveva dato l'ok la mattina di martedì e il pomeriggio la discussione ha coinvolto tutto il Consiglio, che alla fine ha approvato l'atto a maggioranza. Lo ha illustrato in aula il Presidente della Prima Commissione, Bugliani. In extremis ci sono stati gli emendamenti presentati dal Presidente Gianni, che hanno introdotto alcune modifiche legate alla possibilità di utilizzare parte dei fondi che derivano dall'aumento dell'addizionale IRPEF per i redditi sopra i 28.000 euro. Con questa variazione bilancio chiudiamo definitivamente quello che è il bilancio 2023 sulla sanità. Siamo riusciti in questo bilancio a contenere quello che erano le spinte per una riduzione di servizi e per tagli, e invece ecco che proprio andando a trarre le somme, e voi sapete che il bilancio della sanità deve essere chiuso per il 30 aprile come ogni anno, noi riusciamo a far quadrare i conti e a dare alla sanità toscana invariata capacità di servizi, anzi espansione in tutta una serie anche di interventi che riducono le liste d'attesa, che potenziano i pronti soccorsi, e contemporaneamente a far quadrare quello che è l'equilibrio economico-finanziario della regione. Insomma, l'obiettivo della variazione è quello di garantire le risorse finanziarie per l'equilibrio economico del bilancio 2023 del Servizio Sanitario Regionale. La manovra, votata da PD e Italia Viva, prevede uno stanziamento di più di 21 milioni nell'anno in corso. Sono stati contrari i gruppi di centrodestra. Il Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto. Primo obiettivo, dunque, riequilibrare le risorse della sanità. C'è un contributo aggiuntivo di quasi 38 milioni attraverso il recupero di risorse accantonate. La seconda misura è il finanziamento aggiuntivo del Fondo Sanitario Nazionale, circa 21,6 milioni, e poi viene destinata dalle spese correnti a quelle in conto capitale una parte delle risorse che appunto derivano dall'addizionale IRPEF. Ma ci sono altre due finalità importanti dietro questa manovra finanziaria. Da una parte la necessità che ha la Regione Toscana, come tutte le regioni italiane, di apportare il proprio contributo alla finanza pubblica secondo le richieste dello Stato, e dall'altra la necessità di far fronte ad alcune spese che vanno a ristoro dei cittadini ma anche di alcune realtà locali. Per quanto riguarda la posizione dei cittadini, c'è un contributo importante che viene dato ad Autolinee Toscane SPA proprio per l'erogazione dei servizi a tariffa agevolata. La Regione Toscana concorre con una cifra che si avvicina ai 4 milioni di euro proprio per integrare la disponibilità di queste risorse. Una delle prime contestazioni che muove l'opposizione di centrodestra è proprio quella legata alla scelta di aumentare l'imposizione fiscale. Sappiamo che sono stati aumentati le tasse dei toscani addizionali IRPEF per circa 200 milioni e 10 milioni erano stati destinati all'alluvione, 190 milioni invece erano stati destinati appunto per coprire i buchi della sanità.
Di questi 190 milioni abbiamo visto che c'è stato un accertamento di 168 milioni, quindi 22 milioni che si potranno spendere in modo differente. Di certo siamo in attesa del provvedimento della Corte Costituzionale per quanto riguarda i payback, una data capestro, quella del 22 maggio, ma per far sì che vi possa essere una gestione oculata della spesa ci vuole programmazione e ci vuole anche una visione nuova di modello sociosanitario. E poi altre critiche, altre puntualizzazioni dell'opposizione che insiste. Ma è una variazione di bilancio che in realtà ripropone un tema ormai sollevato da tempo dalle opposizioni, una totale assenza di programmazione, uno sforzo finanziario come quello che è stato richiesto ai cittadini toscani con l'aumento dell'IRPEF che doveva servire a ricucire quello che era stato lo squilibrio del bilancio della sanità. In realtà oggi assistiamo nuovamente ad un bilancio che ci viene portato in aula in fretta e furia con degli emendamenti che ci sono stati illustrati stamattina e che di fatto però nulla sposta rispetto al tema centrale che è quello della programmazione e della razionalizzazione della spesa sanitaria. Sono stati ancora una volta fatti degli interventi estemporanei, non c'è un filo conduttore sulla programmazione. Scorrendo il lungo elenco delle sovvenzioni e delle variazioni che ci sono state, a me mi sembrano tante marchette politiche. Lo dico chiaramente guardando in camera, perché guarda caso ci sono tanti soldi che vengono erogati a dei territori che vanno al voto, per cui probabilmente è il gioco della politica. Parla di troppi interventi spot in questo e in altre situazioni del genere la capogruppo del Movimento 5 Stelle. Siamo arrivati di nuovo all'ultimo momento a presentare emendamenti anche molto importanti, come la copertura di tutto il 2023 per le famiglie con minori con disabilità, con un emendamento appunto presentato in aula nel momento stesso dal presidente Giani. Mentre invece si sono andate poi di nuovo a coprire tante altre voci di bilancio di cui probabilmente si può fare a meno che possono essere finanziate negli anni successivi, come ad esempio il campo da golf del Casentino, piuttosto che altre iniziative che appaiono essere molto più spot. Non abbiamo votato, pur votando favorevolmente a quegli emendamenti che secondo noi sono il minimo indispensabile, ma ancora non si ha la stabilizzazione finanziaria di misure come vita indipendente, le misure per i minori disabili e per le loro famiglie e altre misure, altre strutture che aspettano da molti anni di essere finanziate. La maggioranza però fa quadrato e difende il provvedimento nella sua interezza, anche gli emendamenti aggiunti. Una variazione di bilancio non grande ma molto significativa, con emendamenti che abbiamo fortemente richiesto anche come gruppo del Partito Democratico. E ne voglio citare alcuni. Pensiamo alle risorse che serviranno per incentivare i medici che lavorano nella medicina d'urgenza, quindi nei nostri pronti soccorso. Oppure gli 800.000 euro che serviranno per completare le graduatorie per dare i contributi a tutte le famiglie che hanno fatto domanda nel 23 che ancora non erano state finanziate perché hanno presenza di familiari con handicap gravi. Oppure le risorse per pagare gli stipendi agli operai forestali o quelle per dare contributi ai comuni disagiati. E in ultimo quello per gli istituti storici della Resistenza, proprio quest'anno nei quali ricorrono gli 80 anni dalla Resistenza in Toscana. Le richieste del governatore sono tutte più che ragionevoli, a partire da quella riguarda i nostri forestali, a partire da quello che riguarda l'aiuto ai comuni, a partire da quello che riguarda invece, e le consideriamo delle vittorie, i fondi per evadere le richieste di supporto alle famiglie che hanno figli disabili, soprattutto affetti da autismo, e il fatto che ABA venga per sua direttiva ancora riconosciuta là dove fino ad oggi questo tipo di servizio veniva offerto alle famiglie che ne facevano richiesta. Alloggi di edilizia residenziale pubblica, diciamolo, case popolari, il dibattito continua ancora una volta.
qui in Consiglio regionale. Stavolta vengono respinte una proposta di legge e una risoluzione, entrambe presentate da Fratelli d'Italia. La risoluzione chiedeva alla Giunta di promuovere protocolli per l'accesso ai catasti esteri, così da verificare i possedimenti anche al di fuori dell'Italia, e di favorire la ristrutturazione degli alloggi da parte degli assegnatari. La legge, invece, una tantum, prevedeva la possibilità di riscatto del 10% degli alloggi disponibili. L'investimento del ricavato sarebbe stato per realizzare e acquistare nuovi alloggi e per la manutenzione straordinaria di quelli vecchi. La prossima settimana ascolteremo i proponenti e le voci della maggioranza e dei 5 Stelle, che invece hanno votato contro. Quasi tutti d'accordo con l'astensione solo del Movimento 5 Stelle sull'aggiornamento del piano di cessione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Sono previsti 4.771 alloggi in alienazione, ma il numero di persone che chiederanno di acquisirli, secondo il Presidente della Commissione, non sarà molto diverso da quello precedente, e gli alloggi in quel caso erano di meno. Abbiamo celebrato la giornata dell'autismo, i monumenti sono stati illuminati di blu, ci sono state tante iniziative sui territori, ora qui c'è stata la piena condivisione di tutto il Consiglio regionale su un documento che chiede alla Giunta di garantire la continuità delle terapie e il riconoscimento dei percorsi già prescritti. Il riferimento è anche alla metodologia ABA e agli altri progetti terapeutici destinati a minori con disturbi dello spettro autistico. L'atto di indirizzo, che è stato presentato dal portavoce dell'opposizione Marco Landi, è stato approvato nel testo sostitutivo che accoglie emendamenti e sottoscritto poi da tutti i gruppi consiliari. È un fatto anche di dignità, perché nel 2023 erano stati negati i rimborsi, e questo atto fa sì che ci sia anche una uniformità all'interno delle tre ASL, perché non tutte funzionavano allo stesso modo in tema di rimborsi, e quindi si potranno avere quei rimborsi alle famiglie che vivono questi percorsi con figli appunto che vivono nello spettro autistico, di poter avere rimborsi. Questo mi pare sia un principio corretto, che va incontro alle famiglie e che poi permetta anche a tutto il sistema toscano di avere un sistema omogeneo che vada nella direzione di dare i trattamenti migliori ai bambini che sono nella sindrome autistica. Dal nostro telegiornale evidenziamo qualche manifestazione imminente che qui viene presentata in questi giorni. Intanto la Tuscany Crossing, che non è solo una gara podistica, ma offre la possibilità di camminare in uno dei luoghi più suggestivi e fotografati della Toscana, la Val d'Orcia. Si corre anche all'alba, la manifestazione si svolge da venerdì 19 a domenica 21 aprile. Presentata, per restare in tema di sport e bellezza, la settimana dello sport internazionale a Rapolano Terme, il cui momento clou sarà l'arrivo della sesta tappa del Giro d'Italia a maggio. Poi saranno davvero molte le gare ciclistiche in programma nelle prossime settimane in provincia di Lucca. Qui l'elenco completo. Torna anche la grande festa dei giardini di agrumi di Buggiano Castello, un sistema museale di giardini privati che si apre al pubblico ogni 2 anni nelle settimane della fioritura. Anche questa manifestazione ha avuto la vetrina a Palazzo del Pegaso. La prossima settimana vedremo anche le immagini, ascolteremo le testimonianze sulle 2 serate dedicate a Francesco Nuti, per ricordarne la figura e l'opera cinematografica e per presentare il premio che è intitolato a lui. C'è il patrocinio e c'è il contributo del Consiglio regionale della Regione Toscana. Nel corso della prima serata è stato proiettato il film Casablanca, Casablanca dell'85. Ospite Claudio Bisio, che ha ricevuto il premio intitolato proprio a Nuti. È stato consegnato dalla figlia Ginevra. Sabrina Ferilli, con un videomessaggio da Roma, ha salutato la platea, riceverà il premio prossimamente. Ne parliamo comunque venerdì prossimo, 19 aprile, sempre alle 21:10, ancora dopo il TG della sera di Telegranducato sul canale 15.